Si è arrivati finalmente all'appuntamento tanto atteso dopo 2 anni di, tra virgolette, lotta con la pandemia, una pandemia che ha costretto tantissimi eventi, non solo in Canavese, a essere posticipati o annullati per questioni di sicurezza. Dicevamo, siamo arrivati finalmente all'appuntamento tanto atteso perché domenica 1 maggio, con Calendimaggio, quindi la prima della serie di eventi che sono in calendario, si apriranno le Idi di maggio 2022 a Oglianico. Un'apertura anche molto particolare perché si tratta della 40ª edizione. Con Ambrogio Tofanin, della Proloco, uno degli elementi storici, una delle colonne dell'associazione e non solo, facciamo 2 chiacchiere, torniamo appunto a parlare delle Idi, finalmente queste Idi che sono arrivate al momento clou. Raccontaci quali sono gli appuntamenti, partendo appunto da quello che è il programma del 1 maggio. Certo, finalmente, siamo trepidanti, in attesa, estremamente felici di poter finalmente partire con questa 40ª edizione della Rievocazione Storica. Domenica è il primo appuntamento con il Calendimaggio e quindi il ritrovo di tutti i figuranti sotto la torre per il primo atto, che è la posa del maggio per essere il buon auspicio di edizione di tutta la manifestazione, la presentazione dei personaggi, anche qui coperti dal mistero, dal segreto, quello che è il gioco del paese, di non far scoprire mai chi sono i personaggi dell'anno, l'esibizione dei gruppi intervenuti e dei nostri sbandieratori, chiarine, tamburi, i balletti delle ragazze che si sono preparate per questa 40ª edizione. Poi faremo il giro delle Nundine toccando i 4 rioni con il corteo storico, per poi ritrovarci nuovamente in piazza e concludere la giornata con la cena tutti assieme a Casa Gilda. Cena per tutti i figuranti, ma aperta chiaramente a tutto il pubblico. E poi entreremo nella prossima settimana, la settimana clou, con la cena medievale di venerdì 6, a tavola con il console. Questa è una cena che siamo felici di dire che purtroppo non può più partecipare nessuno perché abbiamo da tempo esaurito tutti bene, i posti. Molto bene. Tutti i posti, e di questo siamo contenti perché è un evento veramente particolare. È una cena medievale con tutti i crismi della cena medievale e quindi allietata dai giullari, quindi ci saranno i fulani della Marga e i nostri personaggi e quindi tutto un cerimoniale estremamente particolare e molto, molto bello e apprezzato. Il sabato, che avremo la giornata di recettum, quindi una serata un po' particolare perché l'accesso alla piazza sarà richiesto di avere il costume, chi eventualmente non è in possesso del costume ha la possibilità di affittare anche solo una tunica o qualche cosa per calarsi nell'ambiente medievale, e anche qui la serata sarà allietata da gruppi ospiti, giocolieri, musici. E all'interno del recetto si potrà veramente trascorrere una serata calati nel Medioevo, con sempre la possibilità, divisi purtroppo dalle piazze, però nella piazza Statuto, quindi a Casa Gilda, di cenare tutti insieme e poi trasferirsi nel recetto, e anche lì avremo la possibilità comunque di mangiare, bere, insomma saranno distribuiti alimenti anche all'interno del recetto. Per la conclusione finale, che è la domenica, la festa principale delle Idi di maggio, e qui la giornata è abbastanza piena perché partiamo dal mattino, quindi con gli sbandieratori che faranno esibizioni nella piazza, andremo alla messa con i personaggi, inizieremo subito al pomeriggio con la 6ª edizione di Messer Chef, che è questo torneo di cucina medievale che abbiamo iniziato da 6 anni a questa parte, anche questo molto apprezzato, molto particolare perché chiaramente i partecipanti saranno imposte delle ricette, alcune proposte da loro con degli ingredienti molto selezionati, strumenti chiaramente i più attinenti, il più vale possibile, quindi si cucinerà con i braceri, insomma gli utensili saranno la maggior parte di legno tranne qualche coltello, e poi ci sarà la giuria che chiaramente valuterà l'esecuzione dei piatti. Durante anche tutto il pomeriggio, esibizione di gruppi ospiti nelle varie piazze, e per poi concludere la sera
siamo riusciti nuovamente a riproporre quest'anno il Teatro Popolare, quindi un teatro eseguito da attori del paese, quindi i nostri figuranti che si sono impegnati per mesi, e la sera dopo cena, chiaramente in tutta sia pranzo che cena, sarà aperta sempre la struttura di Casa Gilda per poter pranzare chiunque, libera, chiaramente aperta a tutti. E la conclusione con questo Teatro Popolare, dopo cena, tutto a ingresso gratuito ovviamente, e l'operazione conclusiva che è poi la calata del maggio, quindi la chiusura dei festeggiamenti. Non vediamo l'ora di poter iniziare, i giovani più di noi scalpitano perché effettivamente c'è di nuovo tanta voglia di ricominciare, di riappropriarci di questa festa che per noi è veramente tanto, tanto importante. Infatti quello che ti voglio chiedere, quanta emozione si prova dopo tra l'altro 2 anni che sono stati particolarmente difficili, abbiamo detto prima per la pandemia, ma quanta voglia c'è di vivere questo momento che è un momento di festa, ma anche proprio un viaggio storico in quello che è stato il Medioevo, perché voi siete anche molto rigorosi sotto questo punto di vista. Assolutamente, quello che infatti chiediamo anche agli amici, io stesso gli dico di partecipare, ma non solo come ospiti e vedere, ma di venire a partecipare anche come attori, quindi calzarsi, indossare degli abiti e vivere con noi la rievocazione. Perché chi come me l'ha vissuta dalle prime edizioni è un appuntamento dove veramente noi riviviamo, ecco, impersonifichiamo veramente questi personaggi, non è solo un'esibizione, ecco, per noi veramente è calarci di nuovo nella vita medievale e vediamo che è apprezzato anche dai molto giovani, perché ci sono i bimbi proprio che aspettano questo momento, partecipano sia aiutando proprio fisicamente che come personaggi durante tutta la manifestazione. Per non parlare poi invece della fascia proprio dei giovani, che questi sono un po' il nostro motore, quello che ci spinge un po' ad impegnarci, a continuare a voler portare avanti questa tradizione nel migliore dei modi che ne siamo capaci, ma vediamo che abbiamo un buon seguito di giovani che apprezzano molto questi momenti molto particolari, come dicevi tu, di tanta festa, ma anche di tanto impegno. Tra l'altro 40 anni che festeggiate anche in maniera molto particolare, nel senso che voi avete anche realizzato una mostra e un libro dedicato a questi 4 decenni di Idilio Ionico. Ce ne vuoi parlare? In tutte le edizioni, come contorno a quello che è il programma, nella sala mostre che abbiamo sempre all'interno del ricetto, organizziamo una mostra con qualche tema, chiaramente il più legato possibile alla vita medievale. Quest'anno, con la ricorrenza dei 40 anni, abbiamo pensato che la cosa migliore forse era aiutare un po' il ricordo di tutti quanti di che cosa è successo in questi 40 anni. E quindi abbiamo realizzato una pubblicazione dove percorriamo tutti i 40 anni riportando tutti quelli che sono stati i personaggi, il console e la Madonna, anche il castellano di Rivarolo, i personaggi principali della nostra rievocazione di tutti questi 40 anni, e riportando anche un po' con un concetto tematico tutto un insieme di fotografie che rappresentano i momenti principali della nostra rievocazione. Questa pubblicazione, che ci sarà la possibilità chiaramente per chi vuole di acquistarla, ma abbiamo pensato, ingigantendo queste pagine, di esporla all'interno di questa sala mostra. Così tutti quelli che vorranno venire a trovarci ad Oglianico avranno la possibilità di visitare anche la mostra e anche senza acquistare il libro potranno ripercorrere un pochino quelli che sono stati i nostri 40 anni e i punti principali. Ecco, le cose proprio a immagine, che sono le cose dove la gente ricorda un pochino di più di tutti i momenti più belli, ecco, che certo, abbiamo voluto riportare di sopra. E anche questo pensiamo sia una buona cosa per ricordarci di questi 40 anni. Oltre a essere un teatro importante, una ribalta importante per Oglianico, è anche una ribalta importante per il Canavese, perché le Idi portano anche gente da fuori e quindi anche un bel incentivo al turismo, che deve essere anche motore per il territorio. Certo, di questo siamo orgogliosi, perché anche se Oglianico è una piccolissima realtà e molte volte ci rendiamo conto anche proprio degli stessi canavesani non conosciuta come manifestazione, perché è quello che succede spesso, non si sa che cosa succede nella porta del vicino,
Però ci siamo accorti anche da personale qualificato che segue queste manifestazioni, che apprezzano molto, che ci fanno i complimenti perché riusciamo a essere molto fedeli a quello che è il tema storico, curandolo nel migliore dei modi e valorizzando molto quei pochi, purtroppo devo dire punti di Oglianico, ma quello principale è Ricetto, che è ancora ben mantenuto e che ha dei punti che permettono veramente di ricollocare questa manifestazione in veste storica e dare lustro a questo nostro piccolo paese, ma che è molto orgoglioso, molto vivo e molto orgoglioso delle sue tradizioni. Certo. A questo punto, in chiusura, direi che lanciamo un ultimo messaggio alle persone che vorranno venire a trovarvi, perché saranno giorni intensi tra profumi, costumi, sapori, emozioni varie che riportano appunto un vero e proprio viaggio nel tempo, anche se diciamo che abbiamo sempre bisogno di legarci un po' alla modernità, però ricordarci quello che siamo stati è importante. Purtroppo alcune cose non è possibile farne meno nell'organizzazione e nella gestione di questi eventi. Certo. Ci sono attività che non possono essere gestite con le caratteristiche medievali. Dobbiamo poterci muovere e seguire quelli che sono i regolamenti e le cose richieste adesso. Però noi ce la metteremo tutta, siamo felicissimi, vi aspettiamo ad Oglianico, venite a trovarci perché potrete veramente vivere un qualcosa un pochino particolare e di calarvi nell'ambiente medievale, che è un periodo storico sempre molto, molto affascinante. Molto bello, certo. E vi aspettiamo veramente tutti quanti e saremo felici di accogliervi alla nostra 40ª rievocazione storica.